Amici e amiche di Kenobisboch, io sono Kenobit, siete su Kenomattina e oggi parliamo di raccolta differenziata e riciclo con gli sviluppatori di Junker App. La chiamate Junker o Junker? Junker. Junker. Allora, Junker è un'app molto affascinante, secondo me, perché innanzitutto è un'app volta al bene, perché è un'app per la raccolta differenziata che vuole appunto aiutarvi a fare raccolta differenziata, cosa che non è banale perché le regole cambiano di città in città, purtroppo, e quindi tu non sai letteralmente dove buttare questa cosa. L'app ti dice, in base anche a dove sei, dove buttarlo. E uno dei motivi per cui ho invitato gli sviluppatori, che ringrazio per essere qui, a Kenomattina è anche una delle nuove funzioni, una funzione in beta dell'app, che ti permette di fotografare un oggetto e l'app ti dice poi dove buttarlo. E quindi per farlo sfrutta l'intelligenza artificiale. Quindi benvenuti ragazzi, presentatevi pure e poi iniziamo. Allora, io sono Paolo e io in realtà non sono uno sviluppatore, ma mi occupo di social media e comunicazione per Junker, mentre lo sviluppatore è quello a fianco a me. Sono benissimo. Sono uno dei fondatori dell'azienda, nonché uno dei due sviluppatori principali di Junker. Perfetto, aspetta che mi alzo un po' il vostro volume perché vi sento un po' bassi. Potete quasi alzare un filino la voce, io vi ho anche alzato un pochettino qua da lato mio. Ok. Sentiamo come siete? Sentite meglio? Molto meglio, molto okay. Meglio. Bene, bene. Allora, innanzitutto, come è nata l'app? Cioè, come... Alla fine dietro ogni app c'è una startup, giusto? Giusto, sì. E parlo io, visto che ci sono fin dall'inizio. E la startup è nata quando io e Benedetta, che è l'amministratrice dell'azienda, ma è la persona con cui abbiamo all'inizio creato il prototipo di Junker, e stavamo frequentando una laurea magistrale in scienze di internet a Bologna e abbiamo partecipato a un concorso per nuove idee di impresa. E quindi ci siamo messi a pensare un po' a quali idee potessero essere utili per creare una nuova azienda. E un giorno, semplicemente facendo la raccolta differenziata in casa, cercando di capire dove buttare un brick del latte in Tetra Pak, ci siamo resi conto che non era semplice capire come fare. Dove buttare il brick in Tetra Pak principalmente, perché ogni comune, come dicevi, può avere delle sue regole diverse. E quindi, essendo informatici di base, abbiamo pensato di utilizzare l'informatica per risolvere questo problema. E quindi... Ti fermo ancora un secondo. Quando parli tu ti sento più basso, per caso avete il microfono spostatissimo? Può essere, avvicino un po' il portatile, va meglio così? Ecco, va molto meglio. Ok. E quindi ti sto dicendo che abbiamo pensato di creare un'app per identificare innanzitutto il prodotto e quindi usando il codice a barre, visto che è l'unico codice che consente di capire che prodotto stai usando, e poi usare gli altri sensori del cellulare, quindi il GPS per capire il comune in cui ci si trova, o la camera per fotografare il prodotto, per identificare le informazioni. E quindi è nata un po' così, partecipando a dei concorsi per nuove idee di impresa, poi da lì abbiamo creato l'SRL, la startup, ed è iniziato il nostro percorso. Fighissimo. Il tema che mi affascina, allora, a parte che in generale mi piace come tema, siamo quantomeno obbligati a farci quantomeno delle domande sul tema io ho cercato molto di ridurre i miei consumi, e anzi ricordiamo che la battaglia, cioè il riciclo è l'ultima spiaggia, nel senso la prima cosa sarebbe ridurre il consumo, la seconda, invece di buttare una roba, riutilizzarla se possibile, e poi alla fine, se proprio non si può, parte con il riciclo.
Il motivo per cui ho trovato particolarmente affascinante l'app è proprio la funzione dell'intelligenza artificiale, perché ultimamente gli algoritmi, le IA sono molto presenti nella nostra vita e non sempre per fini positivi. Guarda solo gli algoritmi per profilare, per le pubblicità, o anche solo io sono un po' allergico anche agli algoritmi di Spotify che ti dicono che musica ascoltare. Ma a prescindere, aspetta, come mai qua non mi esce da... Vabbè. Trovo invece bellissimo l'uso dell'IA per il bene. Come è nata l'idea dell'IA e come la state portando avanti? Anche perché è ancora in beta, giusto? Giusto, è ancora sperimentale perché la stiamo proprio testando, ormai già da qualche mese, però ancora stiamo rodando il meccanismo. È un'IA buona, innocua, innocente, probabilmente non cercherà di conquistare il mondo. È nata perché ci siamo resi conto che spesso quando si butta via un prodotto non c'è il codice a barre stampigliato sopra, per esempio dei cibi. O altri prodotti che sono stati aperti, la scatola, la confezione è stata buttata via, non c'è più il codice a barre, e quindi l'utente si ritrova con un prodotto senza codice a barre, ma vuole comunque capire come differenziarlo. E quindi abbiamo pensato di usare il riconoscimento delle immagini. L'idea c'era già da qualche anno che ci ronzava nella testa, però gli strumenti ancora non erano maturi, e nell'ultimo anno invece abbiamo capito che potevamo usare dei modelli pronti, disponibili, quelli di Google principalmente per il riconoscimento delle feature delle immagini e utilizzare questo training per catalogare le fotografie che gli utenti ci inviavano in varie categorie e rimapparle appunto su prodotti specifici, come ad esempio possono essere bottiglie di vetro, brick in tetra pak, eccetera, o delle posate, per esempio. E quindi sì, è nato proprio da un'esigenza chiesta dai nostri utenti che volevano poter differenziare anche senza avere il codice a barre. Inoltre ci dà un vantaggio perché mentre i codici a barre vanno censiti uno per uno, le categorie di quelli che noi chiamiamo i generici, che sono appunto i prodotti generici che si possono differenziare, sono delle categorie astratte, se vogliamo. Quindi, se un domani dovessimo andare all'estero, per esempio, dovremmo censire da zero tutti i codici a barre di un certo paese. Ma il riconoscimento immagini funzionerebbe comunque, proprio perché si basa sulla fotografia. Quindi, a lungo termine, ci dà un bel vantaggio. Vi faccio un'altra domanda. Io sono, allora, una delle feature più interessanti dell'app è anche che capisce dove sei. Perché appunto la roba, cioè già c'è da confondersi con la raccolta differenziata, perché appunto una roba banale come un Tetra Pak, un sacco di gente sbaglia a buttarla, oppure un sacco di roba, la carta oleata piuttosto che la carta non oleata, e lo butto nella carta e lo butto nell'umido. È veramente una roba confusa ed è un peccato. Una delle feature più belle è che, appunto, capisce se tu vivi a Milano, o meglio, tu gli dici se vivi a Milano, o se vivi a Bassano del Grappa, o se vivi a Canicattì, o se vivi a Napoli, e ti dice come fare. Ho notato però che non è cioè, Milano, pur essendo, si potrebbe dire, una grande città, non la supporta ancora. Come mai? Ok, qui vado Vai, rispondi io. tu, vai. Allora, Junker è un'app che ovviamente funziona dappertutto in Italia, e soltanto che il comune decide di aderire all'app per fornire informazioni aggiuntive agli utenti localizzati in quel comune. Quindi, ad esempio, un utente che si trova ad esempio, qui a Bologna, dove siamo noi, in cui Junker non c'è, ha le informazioni generiche dell'app, quindi tutte le varie funzioni della scansione del codice a barre, la ricerca per categorie, eccetera. Ma se mi localizzo su un comune che aderisce a Junker, avrò ad esempio anche le informazioni del calendario di raccolta, quindi giorni, orari, avrò tutti i punti di raccolta visualizzabili su mappe, eccetera. Questo dipende appunto se il comune ha aderito. Al momento noi siamo in più di 900 comuni in Italia. E i nostri utenti, diciamo,
sono quelli che ci aiutano a spingere sulle amministrazioni, sui gestori per aderire all'app, perché molti di loro, come tu ci hai chiesto adesso, ci mandano magari un messaggio sui social e ci chiedono: ah, ma perché io sono su appunto Milano, l'app non c'è. Quindi noi invitiamo gli utenti a scrivere all'amministrazione comunale per chiedere l'adesione a Junker, e da parte nostra ne facciamo lo stesso. Però la cosa buona è che comunque l'app funziona, diciamo, chi è localizzato in comuni aderenti ha qualche informazione in più. Però l'app Quindi... funziona anche senza quello. Esatto. Ti dico, questa roba mi diverte e mi affascina, perché normalmente quando si parla di qualcosa di nuovo, si parte solitamente da Milano, da Roma, dalle grandissime città e poi magari tra 6 mesi arriva anche nel comune più piccolo. Trovo divertente che in questo caso il comune, ci sono più comuni piccoli che Milano, mi diverte, mi farò premura di scrivere anche io all'amministrazione chiedendo quello. Ma una roba che mi affascina ovviamente nel momento in cui io faccio una foto a un oggetto per capire dove buttarlo, voi, cioè la vostra IA, si arricchisce perché io gli dico che, allora, tipo ieri sera ho fotografato un oggetto e non l'aveva capito l'app e gli ho detto: no, guarda che occhio, non è un io gli avevo fatto vedere un pennarello, questo pennarello, che è una domanda legittima tra l'altro, dove buttarlo, e gli ho detto, l'aveva scambiato per una matita per il trucco, gli ho detto: no, ci sei, capisco come mai l'hai pensato, però in realtà è un pennarello. E mi fa: ah, ok, bello zio, il pennarello lo butti nell'indifferenziato perché purtroppo non si può riciclare. Però immagino che con queste informazioni l'IA proceda. Come si sta evolvendo? Cioè, che miglioramento state osservando? Allora, prima di tutto la funzione è in beta proprio perché non ci prende sempre, tra virgolette. Nella maggior parte dei casi sì, siamo più del 50% di risposte corrette, però comunque è un modello che impara nel tempo, come giustamente dicevi tu. Anche perché abbiamo capito che per aumentare e migliorare il nostro database avevamo bisogno del contributo degli utenti. Sia per censire nuovi prodotti che non sono presenti sul database a partire dal codice a barre, sia per allenare proprio questo modello basato invece sulle fotografie. E quando tu hai segnalato all'app che l'oggetto non era una matita ma un pennarello, noi l'abbiamo salvato nel database, e poi periodicamente, in modo continuo, il modello viene riallenato con le nuove fotografie e le nuove indicazioni di cosa rappresentano, e quindi nel tempo il modello migliora, questa IA migliora. E è un processo che va avanti costantemente, quindi non è statico. E questa cosa è fondamentale per noi. Tra l'altro, ci siamo resi conto, sia con le segnalazioni degli utenti sui prodotti basate sui codici a barre, che sia su quelle sulle foto, che i nostri utenti, cioè, sono molto contenti di contribuire, sono molto entusiasti e ci mandano su dei dati giusti, sempre molto precisi. Sono rarissimi i casi in cui ci vengono segnalate cose sbagliate, proprio rarissimi. Quindi con questi grandi numeri, noi riceviamo migliaia di fotografie ogni giorno per il modello, con questi numeri riusciamo a migliorare il training in modo costante. Fighissima questa cosa. Tra l'altro, scusami, ci sono un sacco di cose che si sbagliano veramente e un sacco di cose che io non capisco come mai, per una roba che è importante, ci sia così poca informazione alla fine, perché cioè io conosco tantissima gente che non sa che l'olio del fritto si rimette nella bottiglia e poi devi andare dai benzinai o ai supermercati a buttarlo negli appositi contenuti. Non sanno che se lo versi nel lavandino sei più o meno Dottor X che butta i barili di petrolio negli oceani. E Junker è prezioso su questo fronte perché appunto ci permette di sapere tante cose. Però
Vedo anche se il comune aderisce, puoi prenotare il ritiro degli oggetti ingombranti anche. Sì, questo è un nuovo servizio che è stato introdotto da poco e alcuni comuni hanno già deciso di prenderlo, insomma, per la loro zona e funziona in maniera molto semplice, il cittadino può chiedere ritiro ingombranti con pochi clic, c'è un bollone apposito in app nel menu servizi. E in questo modo noi riusciamo a rendere il servizio di ritiro ingombranti più smart, più efficiente. Questo perché spesso i cittadini avevano difficoltà a capire magari a chi rivolgersi, o un materasso, dei tavoli da smaltire, però devo andare a cercare il numero, la mail, poi magari ho sbagliato mail. Invece in questo modo, direttamente in app, con pochi clic, io ho prenotato il mio ritiro ingombranti e dall'altra parte gli operatori possono poi organizzare il loro giro di ritiro in maniera più ottimizzata. Bellissimo. Tra l'altro, vedo che avete la sezione con gli stemmi dei comuni che è fighissima. Che figata, tutti gli stemmi. Cioè, ogni volta che un comune aderisce, voi vi fate mandare lo stemma e lo aggiungete al sito. Esatto, sul sito ci sono solo quelli principali, poi in app ogni comune che aderisce ha nella sezione comune ha il suo stemma. Ma è fighissimo. È bellissimo sta roba. L'ho notato adesso. L'ho notato. Adesso, ma quindi tornando momentaneamente a bomba sull'IA, prevedete che ci si. Mi dici che cioè, ricevete dei dati buoni, e già la sanità dei dati è una roba preziosa per queste cose. Ricevete tanti dati, e quindi la percentuale in cui ci azzecca è sempre migliore. E tra l'altro da utente posso dire che quando non ci azzecca è ovvio, nel senso dice no, è un mascara, no, non è un mascara, e però ci metti 2 secondi e dici no, non è un mascara, è un pennarello, e l'app ti dice effettivamente dove buttarlo. Quindi comunque la funzione, che in questo caso è una funzione quasi di database, l'app lo fa. Quanto di questo passo, quando prevedete che cioè, il miglioramento inizi ad arrivare? Il miglioramento sia tale per cui nel 90% dei casi l'app ci azzecca. Allora, nel caso del pennarello ci sta che analizzando l'immagine le caratteristiche siano molto simili a quelle magari di un Beh, mascara, certo, sì, è quindi come colore, forma, riflessi, illuminazione ci sta che siano simili e quindi che li possa confondere. Però sì, diciamo, continuando ad allenarlo, probabilmente toglieremo prima o poi la dicitura beta e diventerà una feature a tutti gli effetti dell'app. E magari sì, non faccio fatica a fare delle previsioni, però magari l'anno prossimo comunque Ma riuscirà a aspetta un distinguere attimo. il mascara dal pennarello. Abbiamo un happening, è una roba bellissima. Ronin 1619 dice: stavo parlando di voi, lo sto attivando nel mio comune. Specifica: non l'ho mai detto, ma sono sindaco. Fantastico, Ronin. Non ti chiedo di cosa sei sindaco perché altrimenti ti doxiamo. Ma grandissimo! Che figata totale! Cioè, quindi stai a un altro comune, anche solo per aggiungere il loghettino lì, lo stemma fighissimo, è bellissima questa cosa. Possiamo dire che i sindaci amano il retro gaming e le interviste con persone interessanti. Ci sono Buona sapere. altre. C'è un'altra feature desiderate che state considerando di implementare? Perché immagino che un'app come questa sia sempre e perennemente un work in progress. Ah, io magari posso menzionare brevemente quelle che abbiamo implementato di recente e che derivavano appunto da un'esigenza. Quindi l'anno scorso è stata introdotta la barriera del riuso. Tu prima parlavi proprio del riuso come step precedente al riciclo, è stata introdotta questa barriera che è una vetrina virtuale per i cittadini in cui loro possono scambiare oggetti che non utilizzano più, che magari però
insomma, non vogliono mandare in discarica e possono quindi dargli una seconda vita. E ad esempio, una cosa molto utile, penso agli studenti nelle città universitarie che spesso devono fare traslochi da una parte all'altra e non riescono a portarsi tutto dietro, oppure quando si hanno attrezzature sportive che non si utilizzano più, o magari gadget di propri bambini che sono diventati poi adolescenti e quindi vanno smaltiti. Tutta una serie di oggetti a cui può essere data una seconda possibilità, incentivando così la pratica del riuso. E io invece volevo aggiungere, visto che parliamo di tecnologia, che da un po' di tempo siamo su Alexa con l'assistente, abbiamo creato l'app Junker per Alexa che chiede il comune in cui ci si trova e poi dà le indicazioni su come differenziare insomma, delle categorie di rifiuti. Si può chiedere a Alexa dove butto il pennarello e Alexa me lo dice. E un desiderata è anche avere quello del calendario della raccolta porta a porta con Alexa che ti ricorda la sera, ehi, guarda, ricordati di portare fuori la carta L'umido. perché è l'umido, perché tra un'ora passano a ritirarlo. E stiamo sviluppando anche la versione per Google, per l'assistente Google. Bellissimo. Allora, a parte che Ronin 1619 dice domani mattina vi mandiamo il logo e le informazioni richieste. Una grande vittoria perché domattina, scusatemi, sono molto contento. Parlando di... Allora, questa è un'app su come si ricicla che gira su un telefonino. Parliamo di telefonini, perché è appena passata nella Comunità Europea un inizio legislativo sul diritto alla riparazione, perché voi stavate parlando giustamente di riutilizzo, di passare oggetti da una mano all'altra, studenti che si possono passare una Billy dell'IKEA banalmente, cioè quante Billy dell'IKEA col fatto che valgono poco sono finite in una discarica quando potevano finire altrove. C'è il diritto, sta per arrivare in Europa il diritto a riparare, il che vuol dire che se la legge si muove nella direzione giusta, tra qualche anno avrai quantomeno il diritto di cambiare lo schermo, di avere un telefonino che nel quale lo schermo si può cambiare facilmente, o nel quale banalmente puoi cambiare la batteria. Cosa pensate della riparazione, appunto? Allora, per quanto riguarda proprio Junker, diciamo, noi cerchiamo di supportare anche versioni molto vecchie di Android, se non ricordo male, addirittura anche su Android 5 gira la nostra app. E stessa cosa per iOS, andiamo indietro di varie versioni del sistema operativo, perché crediamo nel fatto che i dispositivi vadano sfruttati il più a lungo possibile. E questa mania di cambiare device, cambiare dispositivo ogni anno è una cosa che è veramente per l'ambiente è distruttiva, anche perché le risorse sono finite per le batterie, il litio, i componenti elettronici, quindi veramente c'è un consumismo sfrenato ultimamente, soprattutto abbiamo visto da parte di Apple che rilascia una nuova versione dell'iPhone ogni anno e tantissime persone continuano a comprare ogni anno il cellulare nuovo, ma nessuno si preoccupa di dove finiscano i vecchi dispositivi. Quindi c'è anche il problema dell'obsolescenza programmata che. E tra l'altro sono colpito perché 10 anni fa gli smartphone effettivamente da un anno all'altro cambiavano da così a così. Io stesso 10 anni fa ne ho cambiati parecchi perché comunque lavorando con i social, lavorando in questo giro qua, avere un telefono che mi faceva delle belle foto era una roba significativa. Ma da svariati anni a questa parte i miglioramenti sono poco Sì, pronunciati, cioè cosmetici quasi, sì. è più per averlo nuovo e chi se ne frega di averlo nuovo. E quindi io sto usando fieramente lo stesso telefono da quasi 4 anni ormai e va benissimo, cioè Tra l'altro poi quindi. anche sul discorso di apparecchi come appunto lo smartphone. In Junk risuonano anche tante informazioni riguardo ai RAEE, che sono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, quindi in Junker
l'utente può trovare anche delle info aggiuntive su come smaltirli, dove si trovano i punti di raccolta specifici per i RAEE. C'è anche la regola dell'uno contro uno che tanti non conoscono, ma che quando si va in negozio, che magari abbiamo proprio bisogno di cambiarlo, questo telefono che è finito. Lo portiamo, noi abbiamo il diritto, acquistandolo nuovo, di lasciare il nostro telefono vecchio al punto vendita che si occuperà poi dello smaltimento. Questo per tutte cose per evitare che i RAEE, che sono rifiuti comunque anche preziosi, Tra l'altro, non vadano a finire in discarica chissà dove, insomma, nel mondo, ma vengano invece recuperati e vengano magari riutilizzate queste materie così preziose che ci sono all'interno di questi dispositivi. figata! Non lo sapevo. Tra l'altro, la regola dell'uno contro uno mi fa molto ridere perché mi stavo immaginando che adesso io entro, vado per cambiare il cellulare e dico ti sfido. E puoi sfidare a duello il venditore. No, ok, bellissimo. Chiedono dalla chat cosa pensate del fatto che le batterie non si possono più sostituire, almeno ufficialmente. È un problema serio perché io personalmente ho, ad esempio, sullo smartphone di mio padre ho sostituito la batteria, ho fatto una fatica incredibile cercando tutorial su Google e usando il cacciaviti a 5 punte. E veramente, cioè, rende per tutti noi consumatori veramente difficile prolungare la vita di un device. E devo dire che in effetti anche l'ultimo smartphone che ho comprato, che è un Pixel 4, non ha la batteria, non si può cambiare la batteria. E quindi mi chiedo che cosa farò quando un giorno la batteria durerà 2 ore e non saprò come fare per sostituirla. Dovrebbero effettivamente creare dei servizi con le stesse aziende per prevedere queste cose, per sostituire la batteria magari a dei costi ridotti per aiutarci ed evitare gli scarti, per evitare tutti questi scarti elettronici. Guarda, io per questo sto valutando quando dovrò cambiare questo, di prendere il Fairphone. Non so se lo conoscete Sì, come ne ho sentito concetto. parlare, È modulare, quindi ti si rompe la macchina, ti si rompe la fotocamera, la cambi. Oppure esce la fotocamera più figa, così puoi prendere solo quella e è fatto apposta per essere user serviceable. Così. Guarda, c'è una critica in chat e dice: l'ho appena scaricata, è una bellissima idea, ma mi dispiace un casino, l'ho usata su 5 prodotti, zero informazioni. Cosa intendi, Simo Jage? Perché magari dipende, magari hai fotografato 5 cose e non le ha riconosciute, ma la funzione di riconoscimento è in E beta. tra l'altro poi per i prodotti con il codice a barre, se Junker scansionando il codice a barre non lo trova perché non è magari presente il prodotto nel database, l'utente può segnalare il prodotto mancante e noi lo aggiungiamo molto rapidamente mandando anche un feedback all'utente che appunto il prodotto è stato aggiunto e questo va a beneficio non solo dell'utente che ha cercato quel prodotto ma dell'intera community. Perché poi un'altra persona che scansionerà quel prodotto lo troverà già censito. Sì, i prodotti più problematici, tra virgolette, per noi sono quelli appena immessi sul mercato, quindi ancora non abbiamo codice a barre, oppure prodotti locali, di produttori locali che quindi non sono diffusi in tutta Italia ed è più raro che ci arrivi la segnalazione del codice. E invece sì, se si riferisce al riconoscimento delle immagini, di nuovo può segnalarci di cosa si tratta e il sistema migliorerà nel tempo. Vedi, invece Rujo Games dice, scaricata ora, ha funzionato perfettamente su 5 prodotti su 6, sia codice a barre, fatto il proprio. Ottimo. Sai, c'è anche della casualità, Simo, nel senso che è il 50% delle volte ci azzecca, magari hai beccato 5 volte in cui non ci ha azzeccato. Però è la roba interessante delle intelligenze artificiali, perché comunque hanno una crescita vertiginosa. Tutte le applicazioni delle IA, più gli diamo in pasto dati, più crescono.
Infatti dice, no, specifica, non volevo essere il critico perché è una bellissima idea. Infatti, no, ma c'è dell'amicizia qua in chat, l'avete percepito, e ci vogliamo bene. Quindi, quali sono i piani, vi lascio con un'ultima domanda, quali sono i piani per il futuro dell'app? Allora, io posso dirvi una cosa che abbiamo lanciato proprio qualche giorno fa, di cui siamo anche molto orgogliosi, cioè Junker ha lanciato la prima etichetta ambientale digitale, e adesso per legge sul packaging dei prodotti vanno inserite anche le informazioni di smaltimento, quindi per aiutare il cittadino a smaltire correttamente il packaging. Junker ha voluto lanciare questa etichetta ambientale digitale con cui si può porre sul packaging un QR code che rimanda all'app Junker, e con il codice a barre, scansionando il codice, si apre la solita scheda, insomma, in Junker del prodotto, in cui il prodotto viene scomposto, con in più l'etichetta digitale, quindi le informazioni in questo caso vengono validate anche dal produttore che ha deciso di acquisire l'etichetta, e in questo modo per il produttore è un grande vantaggio, perché spesso nelle etichette sono 300.000 cose scritte, non c'è spazio per aggiungere ulteriori cose. Con l'etichetta di Junker basta un piccolo spazio e le informazioni sono tutte in app, sempre corrette, aggiornate e validate sia dai consorzi con cui noi facciamo partner, sia dal produttore stesso. E quindi è un'innovazione proprio nuova, fresca, fresca. Sì, il fatto è che i produttori sono obbligati a indicare sul packaging dove va buttato un certo prodotto. Ma se le regole cambiano da comune a comune, non possono scrivere in tutti i comuni dove va buttato. E quindi Junker fa da ponte, e è uno strumento per dare anche questa informazione precisa e puntuale. Ci sono due domande, una è molto tecnica e mi piace, quindi ve la faccio subito, anche perché, allora, ve la leggo, avete presente, dico delle parole ma non conosco il significato delle parole che sto dicendo, quindi c'è Green Dorian che dice, domanda tecnica, avete usato una classica CNN con fine tuning delle categorie del prodotto differenziabile? Una CNN con fine tuning del prodotto differenziabile? Allora, il dettaglio tecnico non lo so io, perché l'altro sviluppatore ha sviluppato questa proprio la parte di allenamento su TensorFlow. Quindi questo dettaglio a questo livello non ce l'ho. Però sì, quello che succede è che usiamo un modello dandogli in pasto delle macro categorie, diciamo, dei bucket. E dicendo queste immagini fanno parte di questo bucket, quindi queste sono tutte fotografie di pennarelli, queste sono tutte fotografie di bicchieri, eccetera, eccetera. E aggiungendo sempre nuove immagini nei vari bucket e facendo il training. Mi dispiace, non so se si tratta proprio di CNN, però sì, sono reti neurali, usando un modello che è quello disponibile per il training delle immagini, credo sia un modello creato da Google, se non ricordo male. Dice, ah ok, perché ho fatto un'app giocattolo simile con TensorFlow Lite e una CNN, con questa faccia devo curioso. Simo Megaganzo dice una cosa che è vera, dice, vabbè, a parte che è bella lì, dice, appena scaricata anche io, farò pressione al comune, non solo mio, ma anche a quello confinante. Dice, è troppo bella, e questo è vero, ho dimenticato di parlarne, la funzione di riconoscimento dei simbolini, molto spesso indecifrabili. Io anch'io in effetti ho detto, cazzo, li vedo tutti i giorni, e non ne so niente. Volete dire due cose sulla funzione dei simbolini? Sì, anche questa è una funzione molto importante, perché anche lì sul packaging dei prodotti il simbolo del materiale deve essere presente, e in questo Junker aiuta a riconoscere davvero tutti i simboli. Basta andare sulla funzione, ci sono le varie forme, quindi se il simbolo è triangolare si va a cercare nella lista dei simbolini triangolari, e aprendo poi sul simbolo c'è la spiegazione, insomma, innanzitutto viene detto dove va conferito quel materiale, in quale bidone, e poi c'è la spiegazione del simbolo. Questo aiuta anche a capire, ad esempio, quei simboli che invece non indicano in che bidone va conferito, perché ci sono quelli che indicano il materiale, ma altri che semplicemente magari dicono, ah, questo prodotto è riciclabile, però non dicono dove va conferito.
e quindi questo è importante per gli utenti anche per capire quali simboli dicono effettivamente va nella plastica, va nella carta e quali invece dicono semplicemente è riciclabile. È veramente assurdo, secondo me, che non ci sia informazione su questo. Cioè, sono simboli standardizzati che sono su tutti i prodotti. Mai nessuno nella mia vita, prima dell'app, mi ha detto: oh, guarda che vuol dire questo. Sono Bacato, c'ho un bel commento. Per certi versi, trovo profondamente ingiusto che la questione della differenziata sia ribaltata completamente sui cittadini. Specie quando a livello di produzione sembra non farsi nessuno sforzo per ridurre o rendere più semplice la differenziazione delle varie parti. Poi, per carità, io sono lì a staccare la plastichina dalle finestrelle delle lettere, anch'io son. Però è vero, mi piacerebbe molto come stiamo vedendo quel cambiamento sul fronte del diritto a riparare. Io vorrei che ci fossero delle leggi per dire: oh, ma che razza di packaging hai fatto? Scemo pagliaccio, cioè, tipo, ma. E in generale anche negli oggetti di uso di tutti i giorni, dalle lattine. Cioè, ci vorrebbe molta più responsabilità e sono d'accordo con Sono Vacato, cioè veramente un bidone nel vero senso è un bidone dell'umido il fatto che la responsabilità venga un po' scaricata sulle spalle del cittadino, ma nell'attesa possiamo cercare di essere dei cittadini migliori e non buttare l'olio nel vetro e non buttare. Ma domanda, voi, ultimissima domanda ed è una domanda stupida, vi avviso. Voi vedete i dati, ovviamente, di chi fotografa le robe che vuole buttare, cioè, quindi se io fotografo questo, voi sapete che io voglio buttare questo. Qual è la roba più assurda che avete visto uno che voleva buttare? Voglio buttare X. Allora, io dico, cioè per me è sempre molto divertente quando arrivano anche foto, spesso le persone trovano questa funzione molto appunto entertaining, direi, e quindi magari arrivano foto dei cani, dei gatti, in cui comunque Junker prova comunque a Anche riconoscere perché abbiamo peli di qualcosa. animali tra i generici, E quindi arrivano praticamente, foto quindi. anche molto divertenti. Un'altra cosa molto bella sono le foto che arrivano. Da utenti che hanno quasi messo in posa il rifiuto che vanno a conferire, quindi magari hanno messo il deodorante con vicino il vasetto con i fiori, oppure la ciotola del cane fra le zampe del cane. Quindi ci sono anche utenti che danno quel tocco in più, e questo dimostra però quanto piaccia agli utenti poi interagire con l'app, e per noi è un contributo fondamentale il loro. Beh, questo è un dettaglio interessante perché l'app ha comunque un che di ludico. Ha comunque un che di ludico. Domanda di Simo Mega Ganzo, dai, ultimo. Vi è mai capitata la foto di un sex toy? E poi specifica no perché era la mia, no. Vi è A mai capitato? dire il vero non credo, Non credo. non mi sembra. Quindi mandate foto dei vostri No, beh, ma sextoy. cosa li buttate a fare i vostri sex toy? Teneteli! Non riutilizzateli, non, magari non mettiamoli nel circuito dell'usato, del riciclo, quelli magari teneteli per voi. Quindi, allora, Junkerapp la trovate su App Store, la trovate su Google Play, la trovate su Alexa, presto la troverete anche per l'assistente di Google. Scaricatela se il vostro comune non la sopporta, non la supporta. Mandate una mail al vostro comune perché è un'app buona che fa del bene e bella a voi per l'idea. Grazie. E la trovate anche sui social, ovviamente, quindi seguiteci su Instagram, su Facebook, su Twitter, È vero, noi. tra l'altro il vostro Instagram non è per niente male. Anche su Instagram sono Junkerapp. Aspetta che vi Ci divertiamo linko molto su qua. Instagram. E non è male perché sei tu il social media manager? Sì, insieme agli altri ragazzi che mi aiutano con i contenuti, sì, sono io che me ne occupo, insomma, di A Instagram. me intrattiene perché ci sono un sacco di informazioni che esulano anche dall'app, nel senso delle informazioni sull'argomento che non è niente male. Attenzione, Peter the Thing. Allora, stiamo scoprendo che a seguire Kenobisbo c'è il gotha delle amministrazioni italiane a questo punto. Ottimo.
Perder the Fin dice: io da presidente della commissione ambiente del mio comune vedo anche pochissima capacità dei cittadini di informarsi correttamente su certi temi, specialmente per quanto riguarda l'acquisto di tonnellate di prodotti confezionati. Ci si può mettere in contatto per fare due chiacchiere? Chiede Peter the Thing. Certo, volentieri può scriverci a comunicazioni@junkerup.it oppure a supporto@junkerup.it oppure ci contatta insomma sui social, ma sul nostro sito trova tutti i contatti. Benissimo. Bene, allora. Sono molto contento, non sapevo ci fossero così tante amministrazioni a seguire con Obispoch, ma bene così, sappiamo che alle amministrazioni tengono la differenziata e anche a Bubble Bobble di Taito, quindi è tutto giusto. Amici, io vi ringrazio, vi saluto, scaricate Junkie Rap, supportate, grazie Iron per l'abbonamento e buona fortuna. Se avete aggiornamenti, se avete nuove feature, eccetera, siamo in contatto adesso, quindi scrivetemi che magari, anche se non per una chiacchierata così, magari posso dire «Oh, sapete che adesso Junkerup supporta questa cosa?» E, ma la foto in, c'è gente che dice «Ma la foto in maschera con la zebra, adesso vi tocca come salutiamo mandando a caso questo video». È la nostra zebra, la nostra mascotte e... di cui non riveleremo l'identità nascosta, quello sono io, mi si vede. La nostra zebra, insomma, è il nostro personaggio. Sì. Sono dei, fate un bel lavoro, secondo me, sui social. Avevo guardato il vostro account di Instagram aspettandomi una roba noiosa, perché normalmente le startup hanno degli account molto noiosi, istituzionali, così. Invece fate delle belle robe. Bene, vi saluto, vi ringrazio, alla prossima, buona fortuna, grazie per il vostro lavoro e grazie per il vostro tempo. Grazie, ciao a tutti.